Comune italiano, la Corte d'Assise di Lecce, all'udienza del 7 giugno 2022 nel processo a carico di De Marco Giovanni Antonio, detti gli articoli 533 e 535 del Codice di Procedura Penale, dichiara De Marco Giovanni Antonio colpevole dei reati arrestati, verificati gli stessi sotto vincolo a continuazione, lo condanna alla pena dell'ergastolo, nonché al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. Detti gli articoli 29 e 32 del Codice Penale di Cari De Marco, interdetto in perpetuo dei pubblici uffici nonché in stato di interdizione legale. Detti gli articoli 538 e seguenti del Codice di Procedura Penale, di condanna all'imputato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, danni da liquidarsi insieme alla sede, e alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza delle stesse sostenute nel presente caso di giudizio, che si liquidano nella misura complessiva di euro a 7.020 ciascuno in favore dei difensori di Carpentieri Rossana, a Colonia Luce, Carpentieri Cosimo e del Centro Internazionale dei Diritti Umani, in persona del Presidente Potello, nonché nella misura di euro 10.494 in favore del difensore di Rossi Rita Floreana e di De Santis Fernando, e nella misura di euro 10.494 in favore del difensore di De Santis Valentina e di De Santis Antonello, quest'ultima in proprio e quale sergente della potestà sul figlio minore Chiletti Lorenzo. Condanna infine il De Marco alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile e manda Valentino Marco, che si liquida nel complessivo euro 2.340 da versarsi all'erario, essendo in manca ammesso a 4.000 spese dello Stato. Riconosce una somma a titolo di provvisionale l'ammontare di euro 100.000 per ciascuna delle parti civili, ora alla confisca e distruzione di quanto ancora eventualmente in sequestro. Detto l'articolo 36 del Codice Penale, oltre alla pubblicazione della sentenza, mediante affissione dei comuni di Lecce e di Casarano, nonché la pubblicazione della stessa nel sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di 30 giorni. Motivazione della sentenza ai giorni 60. Lecce il 7 giugno 2022 per l'udienza tolta. Ma non compete a me questo aspetto, insomma, noi abbiamo sostenuto le parti civili in questo processo e sin dal primo giorno con l'ausilio dei nostri esperti cercando di affermare la verità di questo processo, nel senso che il De Marco, l'imputato, per noi era il suo comportamento era particolarmente organizzato e finalisticamente orientato. E credo che la Corte poi ha recepito, insomma, questi suggerimenti e abbiamo questa sentenza. Non è passato come l'infermità mentale che era stata richiesta? Vi sentite soddisfatti della sentenza? Beh, da un punto di vista processuale sicuramente sì. Cioè, nel senso che quello che noi abbiamo sostenuto era l'interrogativo di questo giudizio e, ripeto, con l'ausilio dei nostri esperti abbiamo sempre cercato di sostenere anche la perizia disposta alla Corte e arrivata a queste conclusioni che fosse pienamente capace di intendere e di volere, e la Corte si è pronunciata in tal senso. Grazie, grazie. Sono Renata Minafra e difendo le sorelle di Daniele De Santis. Proprio in questo momento c'è stata la sentenza De Marco ergastolo. Come è andata? Come vede la sentenza? Era una sentenza che ci aspettavamo perché l'istruttore ha dimostrato che De Marco era perfettamente capace di intendere e volere, e la crudeltà dell'omicidio che ha commesso non poteva che portare una sentenza dell'ergastolo. Però c'è da dire ovviamente che rispetto ai familiari e a quello che provano, al dolore inarrestabile che li ha colpiti, all'atrocità di tutto, è una sentenza che è giusta, è di conforto per la comunità, ha una funzione sociale come deve avere qualsiasi sentenza di condanna, però non sarà se non un minimo ristoro per i familiari sopravvissuti. Pesano le lacrime della mamma?
Beh, sono le lacrime di tutti e sono lacrime che non sono limitate a questi momenti, sono lacrime di ogni giorno, di ogni notte, di ogni momento, sia da parte della mamma di Eleonora che da parte dei familiari di Daniele. Sono dolori che non riescono a superare in nessuna maniera, quindi ci aspettavamo questa sentenza e siamo... Non riesco a dire soddisfatti perché faccio l'avvocato da tanti anni, però dire che ho provato soddisfazione no, perché abbiamo di fronte un ragazzo con un lato oscuro che non ha voluto rivelare, non si è mai presentato, non ha chiesto scusa, non ha provato pentimento, quindi è difficile dire che abbiamo vinto un processo. È una sentenza giusta e spero che per i familiari possa essere un minimo di soddisfazione, almeno per, in via generale, no, non per quello che provano tutti i giorni della loro vita senza Daniele. Grazie. Grazie. Gentilissima.